Il film è tratto da uno spettacolo teatrale che ho fatto nel 2015, che è appunto Dall'alto di una fredda torre. Racconta la storia di una famiglia, i due genitori si ammalano di una malattia rarissima che possono superare soltanto attraverso un trapianto. Per un escamotage narrativo, solo uno dei due figli è compatibile al trapianto, quindi dovrà scegliere se salvare il padre o la madre, quindi chi uccidere tra il padre e la madre. È chiaro che è tutto uno stratagemma drammaturgico, è una malattia inventata, ci sono tutti elementi estremi che però ci servivano con Filippo per indagare proprio su questo tema, cioè su come si possa fare una scelta di una roba così folle e sconosciuta. Fossero due malati terminali, fossero legati a un incidente, allora ci potrebbero essere degli estremi, degli appigli. Di fronte a due persone sane che moriranno soltanto se uno dei due sceglie l'altro, qui il tema della scelta è come si fa a scegliere. Si sceglie in base a chi è più vecchio, ma sono più o meno coetanei, in base a chi ha potenzialmente potrebbe avere degli acciacchi futuri, perché se non sono quelli i temi, allora bisogna andare a scendere giù nella cosiddetta merda degli inferi e quindi decidere a chi voglio più bene. Ti può andare a fare un giro all'inferno, lei, no? E quindi il film verte soprattutto su quello, non sulla malattia, non è un film sulla malattia, ma un film sul dilemma e sulla scelta. Perché non posso sottopormi io a un secondo intervento. E in questo c'è un settimo personaggio che è un po' la metafora di questo film, che è un cavallo che si chiama Dario, che non a caso ha un nome umano, che è il cavallo di Antonio, cioè il personaggio di Edoardo Pesce, che un po' rappresenta un po' tutto il viaggio di questi due fratelli. La scelta della location nasce durante la preparazione, nel senso che questo era un film a monte scritto e ambientato in un paesaggio un po' più profondo, un po' più duro, un po' più aspro, come può essere la Calabria o la Basilicata o la Sardegna. Quindi nell'immaginario iniziale c'erano quel tipo di ambientazioni. Poi durante la preparazione il nostro organizzatore Niccolò Forte mi ha proposto Gubbio e mi sono innamorato profondamente di questa città. Una città che ci ha regalato delle ambientazioni molto immaginifiche, metafisiche, ma poi anche la città stessa, che io ho cercato di sfogliarla e di raccontarla non come la solita cartolina turistica, ma cercando proprio delle ambientazioni e angoli meno famosi. Questa città, fatta di pietra così solida, è diventata un po' veramente la platea di questa tragedia. E peraltro io ho cercato di raccontarla senza comparse, senza macchine, facendola diventare veramente un luogo metafisico dove si muovevano i nostri protagonisti attraverso il dramma e la tragedia che stavano vivendo. Quindi spogliata di tutto, credo di averla resa ancora più potente, almeno mi auguro, ora vedremo il montaggio.